Buongiorno, eccoci a noi con una nuova lezione di religione. Oggi vogliamo parlare della Chiesa, vogliamo parlare di Papa Francesco, vogliamo parlare di qualcosa che è nella vita della Chiesa che sta succedendo in questi ultimi anni. Il titolo di questa lezione potrebbe essere C'è una lotta in Vaticano? Papa Francesco è lo sterco del diavolo. Vogliamo cioè parlare di Papa Francesco e della lotta che egli ha intrapreso fin da quando è stato eletto al soglio pontificio, la lotta contro le frodi, contro il clientelismo, contro la corruzione che è presente in Vaticano. È una lotta molto sottile, una lotta profonda, che però è animata dal sogno del Papa di vedere una Chiesa più sincera, più genuina, più trasparente, una Chiesa dedita soprattutto alla sua missione evangelizzatrice, una Chiesa, come lui spesso cita, dice, una Chiesa in uscita, che si prende cura degli ultimi e nello stesso tempo rimane in dialogo serrato, ma critico con tutte le culture, con tutti i popoli della terra. Per capire meglio il quadro in cui ci muoviamo, in cui si muove oggi la Chiesa, in cui si muove oggi Papa Francesco, bisogna un po' riavvolgere, come dire, il nastro della storia e andare indietro nel tempo di qualche anno fino alla vigilia del conclave che ha eletto Jorge Mario Bergoglio, cioè siamo nel marzo del 2013. La Chiesa in quel periodo era attraversata da casi di pedofilia, c'era stato il caso di documenti del pontefice trafugati e pubblicati, il caso Vatilix, casi di scandali finanziari a ripetizione, per esempio le indagini sullo IOR, la Banca del Vaticano, lo scontro con la Banca d'Italia, il caso di immobili del Vaticano dati in affitti sospetti, la mancanza di trasparenza nell'amministrare il patrimonio della sede apostolica. Ebbene, di fronte a tutto questo c'era stata la coraggiosa rinuncia del Papa tedesco di Ratzinger, di Benedetto XVI, che aveva funzionato da detonatore, aveva fatto scoppiare questa situazione. I cardinali, giunti a Roma da tutto il mondo per il conclave, imposero un'azione riformatrice. Occorreva eleggere un Papa estraneo alla curia romana, un papa che davvero rilanciasse il ruolo della Chiesa cattolica nel mondo e in un certo qual modo restituisse credibilità al Vaticano. Una volta eletto, Bergoglio, con grande intelligenza, evitò la trappola di rinchiudere il pontificato in una lotta agli scandali. E invece egli rilanciò in positivo l'azione della Chiesa. Papa Francesco, forte di un carisma che possedeva, che possiede, un carisma non comune, mise mano alla riforma della macchina curiale, ma contemporaneamente o soprattutto guardando oltre le mura del Vaticano, guardando il mondo intero, e spaziando dal tema delle migrazioni a quello dell'ecologia, parlando dei sinodi nazionali dei vescovi, ma soprattutto parlando del ruolo dei laici all'interno della Chiesa, affrontando una svolta pastorale, per esempio, sulla famiglia, fino ad arrivare poi a temi molto caldi, come anche quello della pena di morte. Tuttavia, nonostante questo desiderio e questa intenzione di Papa Francesco,
gli scandali lo hanno rincorso. E di nuovo abbiamo avuto, negli anni di Papa Francesco, di nuovo i Vatileaks, documenti trafugati e pubblicati, di nuovo casi di pedofilia, di nuovo soprattutto problemi con i soldi. Un primo tentativo di riformare le finanze vaticane naufragò alcuni anni fa, qualche anno fa, con il cardinale George Pell, il quale usò metodi abbastanza sbrigativi, pianificando una centralizzazione degli investimenti attraverso una strategia che era però molto lontana dalla concezione economica del Papa. Insomma, il cardinal Pell, come dire, andò oltre, straripò, si fece molti avversari, soprattutto fra gli italiani. Poi, nel 2017, lo stesso cardinale George Pell venne travolto dagli scandali. È dovuto tornare in Australia per rispondere in tribunale alle accuse di abusi sessuali su minori. Addirittura è stato condannato, si è fatto un anno di carcere, anche se poi è stato scagionato completamente dall'alta corte australiana e oggi è riabilitato completamente. Però intanto uscì di scena il Cardinal Pell nel 2017 e la situazione in Vaticana. Uscito di scena il cardinal Pell, si era in un certo qual modo calmata per un po', fino poi a deflagrare completamente nel 2018 con un nuovo scandalo, la compravendita a titolo di investimento di un costoso immobile a Londra, e in questa compravendita era coinvolto lo IOR, la Banca del Vaticano. Alla fine del 2019 il Papa Francesco si convince che è necessario riprendere il filo della riforma che lui comunque aveva cominciato non appena era salito al soglio pontificio e voleva dargli e gli diede un'accelerazione. In pochi mesi completa l'organigramma dei suoi collaboratori nell'ambito amministrativo, giudiziario e finanziario. Si circonda di persone, di personale professionalmente specializzato con l'obiettivo soprattutto di rispettare in modo prioritario i criteri, i principi etici. Questa è la cornice in cui si muove Papa Francesco nel tentativo di riformare la struttura economica e non solo di tutta la Chiesa. Nel discorso alla Curia Romana, alla Curia Vaticana per gli auguri di fine anno 2020, il Papa ha fatto una specie di bilancio dell'anno difficile che abbiamo appena trascorso. In quella occasione Francesco, oltre che fare riferimento alla pandemia e al problema sanitario che stiamo vivendo, ha parlato di scandali. Ha parlato di lotte di potere e di riforme mancate, soprattutto per quanto riguarda la Chiesa. Il Papa ha parlato in quell'occasione di crisi e ha detto queste parole che vi voglio leggere. Dietro, lui dice, dietro ogni crisi c'è sempre una giusta esigenza di aggiornamento. Ma perché ci sia aggiornamento? Dobbiamo avere il coraggio di una disponibilità totale al cambiamento, a cambiare. Non possiamo pensare alla riforma della Chiesa come a un rattoppo di un vestito vecchio. No, egli dice, sono parole sue, riformare la Chiesa non è come rattoppare un abito, perché la Chiesa non è un semplice vestito di Cristo. La Chiesa è il suo corpo che abbraccia la storia intera. Egli dice e continua:
Questo è un tempo in cui sembra evidente che la creta di cui noi siamo impastati, sta parlando degli uomini che comprendono, che compongono, costituiscono la Chiesa, la creta di cui noi siamo impastati è scheggiata, è incrinata. In alcune parti si è spaccata. Ma egli dice: il nostro impegno ci permette di guardare il tesoro che è contenuto dentro questo contenitore di creta, quel tesoro che permette proprio alla creta comunque di rimanere unita, nonostante le incrinature e le spaccature. Ed egli dice: questo tesoro è l'annuncio del Vangelo. La Chiesa dice: è un corpo perennemente in crisi? Sì, è in crisi. Beh, è in crisi. Ma perché è un corpo vivo? L'importante è che non diventi, dice il Papa, un corpo in conflitto, in un eterno conflitto fra vincitori e vinti. Non si deve confondere, egli dice, la crisi con il conflitto. Perché la crisi, dice il Papa, ha generalmente un esito positivo. Si esce dalla crisi. Mentre il conflitto crea sempre un contrasto, una competizione, un antagonismo apparentemente senza soluzione, un antagonismo fra soggetti divisi fra due poli, divisi fra amici da amare e nemici da combattere, con la conseguente vittoria di una soltanto delle due parti. Il Papa non si tira indietro nell'affrontare la crisi e la corruzione nella Chiesa. Il Papa non si tira indietro di fronte alle difficoltà rappresentate dalle speculazioni all'estero, dagli investimenti immobiliari, da conti correnti e bonifici non proprio trasparenti. Sono tutti problemi che ben poco si addicono allo spirito evangelico e ai messaggi di povertà che Francesco aveva lanciato all'inizio del suo pontificato. Addirittura, ultimamente, anche l'obolo di San Pietro, cioè le offerte che i fedeli di tutta quanta la Chiesa universale, che vengono raccolte direttamente per le missioni di carità del Papa, ebbene, anche questo obolo di San Pietro è stato addirittura da alcuni personaggi loschi sottratto e impiegato per affari poco chiari. Tuttavia, accanto a questi fenomeni di corruzione innegabile, Francesco ricorda che la Chiesa è stata sempre una casta meretrix, cioè una peccatrice, ma contemporaneamente casta, ricca di una verità che viene da Dio. Lui intravede una doppia, ma i padri della Chiesa hanno intravisto nella Chiesa una doppia dimensione della Chiesa. Da una parte la Chiesa è casta perché è portatrice del grande dono della parola di Cristo, dall'altra è meretrice perché rischia sempre e lo ha fatto anche durante i secoli, rischia di vendersi sempre al miglior offerente. Ma come estirpare la mala pianta della corruzione? Bergoglio afferma che non ci sono strategie particolari. L'azione è semplice, banale. Bisogna semplicemente andare avanti nella riforma senza fermarsi, facendo piccoli passi ma concreti. Egli 5 anni fa ha aggiornato il sistema giudiziario, ha rimosso opposizioni e resistenze da parte di alcuni personaggi, ha indagato nel modo di portare avanti le finanze vaticane, ha rinnovato i vertici dello IOR. Però la strada in questo percorso è davvero molto lunga.
È pur vero che, dice il Papa al giornalista dell'Aden Kronos, è pur vero che il Papa sente attorno a sé una forte sensazione di solitudine, perché nella lotta senza sconti al malaffare vaticano, Francesco è sì sostenuto da una folla enorme di fedeli. Ma all'interno dei palazzi apostolici egli si sente osteggiato da un nemico invisibile. Parole testuali del Papa al giornalista dell'Aden Kronos. Esistono due livelli di solitudine. Uno può dire: mi sento solo perché chi dovrebbe collaborare non collabora, perché chi si dovrebbe sporcare le mani per il prossimo non lo fa, perché non seguono la mia linea o cose di questo tipo. E questa è una solitudine, dice il Papa, funzionale. Ci sta. Poi però c'è una solitudine sostanziale, che il Papa dice non provo, perché ho trovato tantissima gente che rischia per me, che mette la sua vita in gioco, che si batte con convinzione, perché sa che siamo nel giusto. E che la strada intrapresa, pur fra mille ostacoli e naturali resistenze, è quella giusta. Dice il Papa: non ho paura, non temo nulla, agisco in nome e per conto di nostro Signore. Mi guida l'istinto e lo Spirito Santo, mi guida l'amore del popolo che segue Gesù Cristo. E poi prego, dice il Papa. Prego tanto. Tutti noi in questo momento difficile dobbiamo pregare tanto per quanto sta accadendo nella Chiesa e nel mondo. Intanto però bisogna fare i conti con le continue critiche al suo operato, che spesso giungono anche da cardinali e da vescovi. Sempre nell'intervista all'Aden Kronos, Papa Bergoglio rispondendo appare sereno e dice: criticare il Papa non vuol dire essergli contro, anche se ovviamente le critiche non ti lasciano bene. A nessuno piacciono, specie quando sono schiaffi in faccia, quando fanno male, sedette in malafede o con malignità. Però, dice il Papa, le critiche possono essere costruttive. E allora io me le prendo tutte, perché la critica porta a esaminarmi, a fare un esame di coscienza, a chiedermi se ho sbagliato, dove e perché ho sbagliato, se ho fatto bene, se ho fatto male, se potevo fare meglio. Il Papa le critiche le ascolta tutte, dopodiché esercita il discernimento, cioè cerca di capire cosa è a fin di bene e cosa no. Nella critica devo trovare ispirazione a fare meglio. Dopo aver visto i problemi a cui va incontro, sta andando incontro Papa Francesco e il suo atteggiamento abbastanza sereno e illuminato di fronte appunto a queste situazioni problematiche, vogliamo porci un'altra domanda. Chi verrà dopo Francesco? Vediamo un po' quello che si muove nella Chiesa e nel mondo. Molti sperano dopo Francesco in un pontefice restauratore della tradizione, che finisca per archiviare in un certo qual modo questa parentesi scomoda aperta da Bergoglio con le sue discusse aperture di rinnovamento. A una TV tedesca, il cardinale Kasper, che è stato grande elettore di Papa Francesco nel 2013,
ed è un attento osservatore degli umori in Vaticano e in tutta la Chiesa universale, a questa TV tedesca il cardinal Kasper ha detto chiaramente: c'è gente a cui semplicemente non piace questo pontificato. Vogliono terminarlo il più presto possibile. E quindi, insomma, vogliono tenere al più presto un nuovo conclave. Era stato l'ex direttore dell'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, a usare per la prima volta in un editoriale dell'Osservatore Romano, appunto, subito dopo l'attacco che c'era stato a Papa Francesco da parte dell'ex nunzio degli Stati Uniti, Monsignor Viganò, che addirittura era arrivato a chiedere le dimissioni del Papa. Ebbene, all'indomani di questo episodio, il direttore dell'Osservatore Romano usò per la prima volta, e potremmo dire in maniera ufficiale, il termine opposizione interna alla Chiesa per qualificare gli avversari di Francesco. C'è dunque all'interno della Chiesa una corrente di cardinali, di vescovi, di persone, di intellettuali che, vanno contro la linea di Francesco e vorrebbero al più presto sostituirlo. Dunque, ci sono gruppi di persone che remano contro quello che dice Papa Francesco. Queste persone, a cui non piace la linea di Francesco, vogliono anche preparare il conclave in modo che abbia un esito secondo le loro intenzioni. E perciò utilizzano a questo scopo lo scandalo degli abusi sessuali che da diversi anni sta attraversando la Chiesa. Questo è il pensiero del cardinal Kasper, che è chiaro, non è per niente accondiscendente verso gli abusi sessuali, per lui è per la tolleranza zero riguardo agli abusi. Ma le sue parole delineano semplicemente il contesto in cui si sta svolgendo la battaglia in corso nella Chiesa. Non c'è dubbio, infatti, che la mossa dell'ex nunzio negli Stati Uniti, Monsignor Viganò, accompagnata poi anche da un silenzioso plauso degli ultraconservatori, è stata una mossa eminentemente politica. Si è in un certo qual modo creato una specie di connubio fra l'aspra critica teologica di coloro che non condividono le aperture pastorali del Papa argentino. Questa critica teologica si è unita con l'indignazione dell'opinione pubblica per gli scandali di abuso clericale. Non c'è dubbio che un consistente fronte ecclesiale, ma anche politico-economico, voglia mettere Francesco con le spalle al muro utilizzando proprio questa situazione di scandali sessuali. In queste manovre contro Papa Bergoglio finiscono per incontrarsi e quindi collaborare due blocchi di persone, di correnti. Un primo blocco che è fatto dai seguaci di un ritorno al centralismo romano e a una linea teologica più sistematica, più tradizionale, sui cosiddetti principi non negoziabili. È un blocco di teologi, di persone che vogliono in un certo qual modo sabotare il riformismo del Papa argentino in molti campi. Pensiamo al matrimonio, alla famiglia, alla partecipazione dei laici alla vita della Chiesa, compreso quello del riconoscimento maggiore di un accesso delle donne a ruoli decisionali all'interno della Chiesa. Un altro blocco, che finisce per incontrarsi con il primo, composto da avversari politici ed economici del pontefice, e questi lo chiamano il Papa comunista, che vogliono sminuire il suo prestigio internazionale perché trovano insopportabile
trovano dannoso il suo impegno a favore dell'eliminazione delle disuguaglianze, contro l'economia finanziaria di rapina, contro la posizione contraria del Papa al degrado ambientale e sociale, nonché la sua insistenza sul problema degli immigrati. Gli stessi ambienti sovranisti, xenofobi, fondamentalisti americani che attaccano spesso e volentieri l'Unione Europea, sono anche quelli che avversano tenacemente la leadership etica di Papa Francesco sul piano internazionale. Quegli stessi ambienti clericali omertosi, che non hanno mosso un dito per decenni di fronte agli abusi sessuali, attendono ora che la politica di contrasto della pedofilia perseguita da Francesco non riesca a concretizzarsi in una prassi veramente efficace. Dal 21, quindi fra poco meno di una settimana, dal 21 al 24 febbraio, ci sarà a Roma, su questo tema degli abusi sessuali, una riunione di tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e sarà, da questo punto di vista, cruciale per il futuro del pontificato di Papa Francesco. Papa Francesco è in difficoltà. Gli episcopati che hanno preso sul serio la lotta alla pedofilia sono pochi. Fra di essi ci sono gli Stati Uniti, la Germania, l'Inghilterra, l'Austria, l'Irlanda. Poi ci sono quelli che hanno appena cominciato a occuparsene realmente. E fra questi possiamo annoverare la Francia e anche l'Italia. Ma oltre queste nazioni e queste conferenze episcopali nazionali, c'è una massa di episcopati che non hanno ancora capito la gravità del problema. E si nascondono, stiamo parlando soprattutto delle chiese del sud cattolico del mondo, si nascondono dietro la giustificazione che questi problemi riguardano comunque discussioni tipiche delle chiese occidentali. Il rischio, paventato da molti, è che questa grande riunione, fra pochi giorni a Roma, si concluda semplicemente con dichiarazioni di principio. E allora ogni nuovo episodio di abuso servirà per un rinnovato stillicidio di accuse contro Francesco, a cui verrà imputato di essere un capo che non sa farsi ubbidire e dunque da cambiare al più presto. E proprio in vista del cambiamento, in prospettiva del nuovo conclave, si intravedono già grandi manovre. La prima manovra consiste nello sviluppare ulteriormente l'azione di delegittimazione nei confronti di Papa Francesco. La seconda tappa è in corso e consiste nella raccolta di dossier su principali cardinali papabili. Questa raccolta di dossier è fatta a opera di un gruppo tradizionalista americano ben finanziato, il cui nome italiano è Dossier Berrette Rosse. E stanno raccogliendo questi dossier su questi papabili in modo da poter ricattare o accusare in pubbliche campagne stile elettorale USA quei porporati che potrebbero essere d'intralcio a questa svolta frenante. La terza tappa è programmata per il conclave vero e proprio, cioè la scelta di un candidato papa moderato, se non proprio tradizionalista. Certamente
Indietro non si può tornare, lo sanno bene anche queste correnti di pensiero, queste correnti economiche, finanziarie, politiche, teologiche. Certamente indietro non si può tornare. Lo sanno tutti e lo sanno anche questi conservatori. L'importante, dicono questi conservatori, l'importante è che non arrivi assolutamente un Francesco II. A quel punto, per loro, davvero la Chiesa sarebbe in preda a una degenerazione e a una distruzione. Di Francesco, dicono, ne basta e ne avanza uno solo. Adesso rimettiamo le cose in ordine. Questi sono giochi che ci sono sempre stati nella Chiesa e ci stanno, ma come ha detto bene il Papa, e come abbiamo riferito poco prima noi in questa lezione, è importante affrontare questi problemi e questi, diciamo, contrasti con serenità, sapendo di fare il bene, seguendo la propria sensibilità, dice Papa Francesco, ma soprattutto animati dalla forza dello Spirito Santo. Dio non abbandona questa Chiesa. C'è la consapevolezza di essere un contenitore di creta, in alcune parti anche scheggiato, incrinato, spaccato, ma è un contenitore che racchiude la ricchezza di Dio e Dio non permetterà che tutto vada verso la degenerazione, il degrado e la distruzione. Vi saluto e vi do appuntamento per la prossima lezione di religione.